C'era un contadino che amava il suo asino, gli voleva un bene Ma è inimmaginabile. vera sta storia? Non lo so. È vera. Però Ah, osti. doveva venderlo perché non aveva i soldi per mangiare, doveva portarlo al mercato per venderlo. Era disperato, non sapeva come fare. Però il giorno dopo doveva andare al mercato, che si andava al mercato, noi eravamo a Ponte Arche, quindi portavano giù al mercato, era un grande mercato. E si doveva vendere l'asino. La fiera, no? Era la fiera. Era la fiera. Qui c'è la piazza di fiera, no? San Martino. Alla fine, tutti quelli del Chiavizzalla, credo. paese, sapendo la situazione, non sapevano come risolvere la situazione, cosa hanno fatto? Di notte sono andati, hanno dipinto l'asino di rosso. Ah, no. La mattina, questo povero contadino fa: l'asino rosso, come faccio a portarlo al mercato? Ma Non no. posso portarlo. E così è saltato il giorno del mercato, non l'ha portato al mercato e si è tenuto l'asino. E gli amici del paese, tutti assieme, gli hanno dato un soldino per poter andare avanti senza dover vendere l'asino. Ma ha Bella fine. risolto quella cosa lì, che il giorno dopo, se no, doveva andare al mercato dipingendo l'asino di Di rosso. rosso. E si è trovato la mattina con l'asino tutto rosso, allora non è andato al mercato. Ma gli voleva Ma dai, bene o gli bella hanno fatto un questa. dispetto questi qua? Era metà e metà, Dispetto, però era un dispetto. alla fine è riuscito bene. C'era anche qua la fiera una volta, la fiera degli animali. Era vicina alla scuola dove eravate prima, quindi così facevano la fiera. C'erano le bancarelle dopo dei dolci, dei vestiti, facevano 2 volte all'anno la fiera. E anche dai morti, eh? Sì, Dei morti. è 2 di novembre e dopo da San Valentino. La tante ci cadrà. Era mucca e pecore, Le capre, sì, qualche anche. asino. Vi racconto un piccolo fatto che mi è successo. Ero bambina, come voi, presso poco, e sono venuta giù da Fradicio. E ho visto tutte queste bancarelle, tutta questa cosa, ero lì estasiata a vedere. E c'era una bancherella che vendevano frutta e vendevano arance, ma belle, grosse, una sembrava l'altra, una montagna di queste arance. Io era la prima volta che le vedevo. È stato alla fine della guerra e dico, ma che belle quelle arance, chissà che buone che sono, ma ero lì che continuavo a girarmi intorno. E vedo poco lontano passare mio fratello con altri ragazzi che aveva alcuni anni più di me e gli ho detto, mi daresti da comprarvi un'arancia? E mi ha detto, ma sì, va. E ha preso su 20 lire per comprarmi un'arancia. Vado lì e dico, un'arancia? 25, mi fa. Dico, ne ho solo 20, me ne dia una piccola? No, perché sono tutte uguali. Allora dico, non posso prenderla. Dice, ti do un limone. Un limone, insomma. Sapevo che era aspro, il limone l'avevo assaggiato ancora. Insomma, mi ha dato un limone, gli ho dato le 20 lire. E dico, cosa faccio adesso con questo limone? Sono andata a casa, da Vizzano sono andata a Fravigio e le racconto alla mia mamma. E mi dice, vabbè, ma là, che non ti preoccupare, vieni, te lo taglio a fettine sottili in un piattino e ci metto lo zucchero. È come l'arancio, va bene. E ha fatto così. Era vero? Siccome l'arancia non Era più l'aveva ancora. astrologico, ma è un fatto che mi è successo, eh. E mi è venuto in mente per il fatto della fiera, che ero venuta alla fiera.